Eccoci carissimi, eccoci, grazie, pace, buonasera a tutti. Dovete perdonarmi ogni tanto se le cose non vanno tanto bene. L'ultima trasmissione, l'ultimo video, ci ho messo 3 sere per farlo, perché ieri abbiamo avuto 8 ore e mezza senza corrente, oggi 4, dunque alle 9 vostre, salta tutto un'altra volta, quindi facciamo in fretta. Ok, oggi è venerdì 13, ma nonostante la corrente che manca, devo dire che le cose sono andate particolarmente bene. Fra 3 giorni è il compleanno dell'amore mio, e quindi la sera di domenica non sarò disponibile. Quindi farò una registrazione probabilmente, che manderò in rete alla solita ora alle 20, e penso che il titolo di quel video sarà: che carburante usi per mandare avanti la tua vita? Ma non lo so ancora, vedremo. Poi, da martedì 17, per un po' di tempo, parecchio, incominceremo la serie sulla Terra delle Ombre, ma vi terrò informati. Ok, stasera però la domanda è: puoi ricevere Gesù come tuo Salvatore e non come Signore? È una domanda interessante, una domanda importante, perché tanti cristiani, tanti soprattutto religionisti, fanno la domanda, dicono: tu hai ricevuto il Signore come tuo Salvatore, ma non l'hai ricevuto come tuo Signore. Vabbè, stasera poi ve la spiego. L'altro giorno ho scoperto il significato della frase hostile takeover, che in italiano è tradotto offerta pubblica di acquisto ostile, o in breve OPA ostile, che si riferisce all'acquisizione di una società da parte di una società pubblica da parte di un'altra società contro la volontà della prima. E così mi sono chiesto, ciao Ivan, un abbraccione caro, e così mi sono chiesto: se la mia conversione al cristianesimo è una sorta di acquisizione da parte di Gesù, è ostile? Prima di tutto lasciatemi dire che Gesù è e sempre sarà il Signore, che uno lo faccia tale o no. Romani 10:12 dice: non c'è distinzione tra il giudeo e il greco, perché Gesù stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Quindi Gesù è il Signore, però è il Signore e desidera esercitare quella signoria su tutta la tua vita, su ogni tuo pensiero, su ogni tua parola e azione. Tuttavia, quello chiaramente è il suo desiderio, ma tuttavia accettare Gesù come Signore della tua vita, contrariamente a quanto normalmente predicato, non è un requisito per rinascere. Leggiamo un attimino un passo un po' lunghetto, ma bellissimo, interessantissimo. Grazie Ivan, diglielo, condividete tutti, mi raccomando, grazie. La scrittura afferma meravigliosamente in Romani 3, dal 23 al 28, scusatemi un attimino, Princess, how are you, my girl? As no way, nice and cold and white. Big hugs from Babbo. Ok, ritorniamo. Basta, non guardo più perché sennò. Quindi, accettare Gesù come Signore della tua vita non è un requisito per rinascere. La scrittura afferma in Romani 3, 23 e 28, dalla Bibbia della Gioia, dice: tutti, senza distinzione, sono dei peccatori senza la gloria di Dio. Ta-da! Tutti, ma possono essere resi giusti gratuitamente per dono di Dio mediante la redenzione che troviamo soltanto in Cristo Gesù. Perché Gesù fu scelto da Dio come vittima propiziatoria che ha preso su di sé la punizione dei nostri peccati,
Cos'era la vittima propiziatoria? Era il capro espiatorio, era l'agnello pasquale, era sono tutte quelle cose che vengono diventano vittime al posto di qualcun altro, e il propiziatorio non era altro che quel posto, quel caporetto, il sedile della misericordia sull'arca dove veniva versato il sangue perché Dio potesse avvicinarsi alle persone. Quindi attraverso la propiziazione di Gesù Cristo, che ha preso su di sé la punizione dei nostri peccati, noi possiamo ricevere la redenzione. Ma andiamo avanti. È la nostra fede nel sangue di Cristo che ci dà la salvezza. In questo modo il Signore è stato assolutamente giusto, sia in passato perché tollerava pazientemente i peccati in vista del perdono, sia nel presente perché dimostra la sua giustizia con l'espiazione di Cristo. Così, pur rimanendo giusto, Dio può accogliere i peccatori che hanno fede in Gesù. Perché? Perché Gesù ha già pagato per loro. Poi Paolo dice, di cosa possiamo vantarci allora? Ma assolutamente di niente. Potremmo vantarci forse d'aver ubbidito alla legge e di aver compiuto buone opere? Ma no, di certo. Possiamo aggrupparci soltanto alla legge della fede, perché la nostra salvezza non è basata sulle nostre buone opere, ma su ciò che Cristo ha fatto per noi, che diventa nostro per mezzo della fede in Lui. Così siamo salvati per mezzo della fede in Cristo e non per le buone opere che facciamo. Ed ecco qui la dimostrazione di quello che vi ho appena detto. Non si è salvati attraverso il fare Gesù il rendere Gesù Signore della tua vita, ma si attraverso fede in quello che Lui ha fatto. Quindi la salvezza si ottiene unicamente accettando l'opera della croce, affidando la nostra vita al Cristo risorto, credendo in Lui, accettando la sua offerta di perdono e di vita eterna. In altre parole, per grazia, unicamente per grazia, attraverso la fede, a prescindere dalle opere. Proprio come dice Efesini 2:8-9, che l'abbiamo sentito un'enormità di volte, ma che dice siamo salvati, siete salvati per grazia attraverso la fede, e questo non è da parte vostra, non per le vostre buone opere, perché nessuno si vanti, è un dono di Dio. Oh, intendetemi bene, capisco benissimo cosa viene predicato dalla maggioranza dei pulpiti in giro per il mondo, che una volta ricevuta l'offerta di salvezza di Dio, che ci fa attraverso la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, confessando la sua divinità, e questa una piccola parentesi, confessando la sua divinità, questa è la chiave di omologheo che è appunto in Romani 10:17, di confessare con la bocca il Signore Gesù Cristo. Omologheo, praticamente Walter mi insegna che è homo logos, la stessa parola, dire la stessa cosa, essere d'accordo con il concetto presentato. Quindi la chiave di Romani 10 che dice Romani 10:9, scusate, con la bocca avrai confessato Gesù e col cuore avrai creduto. Col cuore infatti si crede per ottenere, con la bocca si fa confessione per ottenere la cosa. Quella confessione è omologia, omologia che vuol dire essere d'accordo con il concetto di che cosa? Con il concetto della divinità di Cristo. E quindi torniamo al discorso di Romani 10:13, che dice che chiunque invoca il nome del Signor Gesù Cristo sarà salvato, che è legato a Gioele 2:32 nel Vecchio Testamento, che dice chiunque invoca il nome di Yahweh sarà salvato. Quindi o Gesù Cristo e Yahweh sono la stessa persona, o ci sono due nomi attraverso i quali si può essere salvati. E Pietro ci dice chiaramente nel libro degli Atti che questo è impossibile. C'è un solo nome sotto il cielo attraverso il quale possiamo essere salvati. Quindi la chiave di tutto è quello di riconoscere la divinità di Gesù Cristo, in altre parole la sua capacità di poterci salvare. Quindi, dopo aver riconosciuto Gesù come il Messia, il Cristo, il Dio incarnato, per fede, la maggior parte dei predicatori in giro per il mondo ti dicono che adesso devi trattarlo come tale. In altre parole, devi trattarlo come Signore, in quanto Gesù ha operato su di te una opa, un'offerta pubblica di acquisto ostile, e richiede di essere ubbidito, che è quello che succede
quando appunto avvengono queste OPA, queste operazioni di questa offerta pubblica di acquisto ostile. In altre parole, tu non la vuoi fare, però la fanno lo stesso, adesso sei sottomesso alla loro signoria e devi fare quello che ti dicono lui, quelli che ti dicono i nuovi capi, che ti piaccia o no, dobbiamo fare ciò che dice lui, altrimenti sono guai. No, e vi ho fatto vedere prima che non siamo salvati per niente se non per grazia attraverso la fede. Quindi non siamo salvati per fioretto, ok? Quello è il cattolicesimo. Non siamo salvati per sottomissione, quello è l'Islam. Non siamo salvati neanche per il buon comportamento, quello è lo Zen, il buddismo. No, siamo salvati per grazia, la croce nel cuore, mediante la fede, la nostra omologia, l'accordo sulla bocca. Ecco che dice Romani 10:10, col cuore infatti si crede per ottenere giustizia, con la bocca si fa confessione per ottenere la salvezza. Quindi è la croce nel cuore e la nostra dichiarazione con la bocca. Quindi, possiamo quindi essere salvati senza sottometterci alla sua signoria? Ma senz'altro, perché siamo salvati per grazia attraverso la fede, non perché lo facciamo signore. Che lui è signore, che tu lo fai o no, lui è signore, l'abbiamo già visto quello. Ma certi predicatori ti dicono, allora siccome tu l'hai ricevuto come salvatore ma non come signore, perché non lo ubbidisci. Ma Gesù non ha fatto una OPA, non ha fatto un'operazione pubblica di acquisizione ostile. No. Andiamo avanti. Romani 6,23 è più che chiaro. Dice, il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi, se la vita eterna, statemi a sentire Babbo Mario, se la vita eterna è un dono, l'abbiamo appena letto, ma il dono di Dio, oppure possiamo dire la vita eterna è il dono di Dio, la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore è il dono di Dio. Quindi se la vita eterna è un dono, ne deduco due cose. Primo, la vita eterna è un regalo e i regali non vengono mai ripresi. Anche perché? Perché una volta, amore mio, che tu mi hai regalato qualcosa, non è più tuo, è mio. E quindi è mio, non me lo puoi riprendere. Secondo, quindi un dono, la vita eterna è un dono, non me lo puoi riprendere. Secondo, è eterna. Ergo mi appartiene per sempre. La vita eterna è un dono di Dio in Cristo Gesù e quindi un dono Dio non se lo riprenderà mai, non può, perché un regalo l'ha dato a te, è un dono e basta, appartiene a te, non appartiene più a lui. Ed è eterna, ergo mi appartiene per sempre. Ma Marchiò, se io decido di abbandonare Gesù, cosa ci può fare lui? Guarda la semplicità di quanto abbiamo appena letto in Romani 6,23. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. La vita eterna è in Cristo Gesù nostro Signore. Cosa vuol dire in Cristo? Semplice. Ebrei 9,11 e 12 dice questo. Cristo invece è venuto come sommo sacerdote di questo sistema migliore, il nuovo patto, quello che abbiamo noi adesso. Egli è entrato nel tabernacolo più grande, più perfetto, quello del cielo, un tabernacolo non costruito dagli uomini, vale a dire che non fa parte di questo mondo. Una volta per tutte Cristo è entrato in quella stanza più interna, il Sancta Sanctorum, il luogo santissimo. Là non ha portato sangue di capre o di tori, ma il proprio sangue, per mezzo del quale sangue, ci ha assicurato la nostra salvezza eterna. E torniamo alla salvezza eterna, alla vita eterna, il dono, eccetera, eccetera. Attraverso il proprio sangue ci ha assicurato, Gesù, attraverso il suo sangue, ci ha assicurato la salvezza eterna. Amore mio, ma cosa vuoi più di affermazione che non la puoi perdere sta salvezza? Amico mio, fin tanto che il sangue di Gesù Cristo funziona, la tua salvezza rimane, la tua vita è eterna. Perché? Perché in Lui,
in Lui, la vita eterna in Lui, non è la tua che viene aggiustata, no, è la tua che viene tolta e la sua che viene messa in te, la vita eterna in Lui, ok? Ah, va bene, ok, capisco che posso essere salvato senza essere sottomesso alla Signoria di Gesù, ma Marchio, ne vale la pena? No, amico mio, decisamente no. Quando riceviamo Cristo e nasciamo di nuovo mediante il suo Spirito Santo, non è solo un cambiamento, ma è un cambio. La mia vita per la sua non è il miglioramento di qualcosa che esisteva prima, no, è la fine di quanto esisteva prima e l'inizio di qualcosa totalmente nuova. 2 Corinzi 5,17, la conosciamo tutti, che chiunque è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, guarda, tutto è diventato nuovo. Non è la macchina arrugginita che va dal carrozziere e viene aggiustata, viene un po' di stucco e poi viene ripitturata, eccetera. No, la macchina vecchia va al rottamatore che la schiaccia, la butta via. E Dio te ne dà una nuova. Tu gli dai una vecchia 600 arrugginita e lui ti dà una Bugatti. Qual è la Bugatti? Quella lì che costa più di tutti. Una Lamborghini Countach, una Bugatti Scorpione, non so come si chiama. Te ne dà una nuova, perché? Perché in lui è la sua, non è la tua aggiustata, è la sua. Quindi Gesù non è l'amministratore delegato ostile di questa nuova società, il quale forza la sua volontà sui soci, che ci piaccia o che piaccia loro o no. No, è il padre simpatetico di un nuovo nucleo familiare, il quale ama, guida, disciplina e cerca di ammaestrare i suoi figli al fine di portarli al modo migliore per esercitare la propria vita. Sì, puoi credere in Cristo come tuo Salvatore senza sottometterti a Lui come Signore, ma saresti proprio sciocco a farlo. È possibile rinascere, essere grati che i nostri peccati sono perdonati per sempre e sapere di essere sulla buona strada per il paradiso, ma questo non è tutto. È possibile rinascere, essere grati che i nostri peccati sono perdonati per sempre e sapere di essere sulla strada per il paradiso? E tanti, troppi cristiani si comportano così. Ma non mi sembra che sia abbastanza, non mi sembra che sia tutto. Accogli Gesù Cristo come tuo Salvatore, ma rifiuti la sua Signoria. Anche se sei nato di nuovo, cerchi ancora di compiacere la tua vecchia natura e di negare al Signore il giusto posto che gli spetta nel tuo cuore e nella tua vita. In altre parole, sei un figlio, ma ti rifiuti di crescere. A 40 anni vai ancora in giro con il pallonino addosso e il cicciotto in bocca. No, ma non voi, quegli altri che non stanno guardando adesso. Sei quello che Paolo definisce un cristiano carnale. Sei cristiano? Ma senz'altro che sei cristiano. Vai in cielo? Ma senz'altro che vai in cielo. L'ho appena detto, non vai in cielo perché ti sottometti alla Signoria di Gesù Cristo. Vai in cielo perché credi al fatto che Lui ti può salvare. Credi al fatto che Lui è Dio e che ti può salvare. Quindi non c'entra niente. Ma se non ti sottometti alla sua Signoria, in altre parole, se non segui quello, se non ascolti quello che ti dice, ma sei... Negando la Signoria di Gesù Cristo, stai negando a te stesso la piena gioia, soddisfazione e pace che sono un tuo diritto di nascita in Lui. Ok, se trovi difficile credere che puoi avere Gesù come Salvatore senza sottometterti a Lui come Signore, sta a sentire cosa dice Paolo ai Romani, in Romani 12, 1 e 2. Cari fratelli, vi esorto a dare i vostri corpi a Dio, che siano un sacrificio vivente santo. Questo è il modo giusto di adorare Dio. Non adattatevi alla mentalità e alle usanze di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo rinnovamento della vostra mente. Paolo ha invitato questi credenti rinati, li chiama fratelli,
e quindi sono credenti, rinati, li invita a presentare i loro corpi come sacrifici viventi. Perché? Perché ciò non avviene automaticamente. E qui viene la famosa discussione del fatto che sì, no, perché allora tu non ti comporti bene, ma non c'entra niente, non c'entra niente. Tu puoi essere nato di nuovo, figlio di Dio, cristiano, credente, sulla strada per il paradiso ed essere un idiota. Hai tutta la libertà di farlo, di esserlo. Non ti ferma nessuno, sei libero di fare quello che vuoi. Ma allora, ma io posso fare quello che vuoi? Ma sei libero di fare quello che vuoi, ma sei un cretino. Se te l'ho detto 100.000 volte che il peccato è tossico al credente, è mortale al non credente ed è tossico al credente. Perché? Perché non è più mortale, perché Gesù Cristo ha pagato il salario del peccato alla morte, chi ha pagato? Gesù Cristo. Ma la vita eterna è il dono di Dio in Cristo per te. E che, ragazzi, è così semplice. Però questo non vuol dire che il fatto che tu sei salvato non ci sia un manuale di vita, Sacra Bibbia, copertina nera, che ti dice come comportarti per avere una vita felice. E qui è la sottomissione a Cristo come Signore, che è una questione di trasformazione, non è uno scambio, non è più uno scambio. Sei stato scambiato la tua vita per la vita di Cristo, una volta per sempre. La vita eterna ti è stata data come un dono, punto e basta. Adesso sei salvato, nessuno te la toglierà mai più, sei sulla strada per il paradiso, nessuno ti può toccare, nessuno potrà mai toglierti dalla mano di Dio, anche se tu fossi infedele, lui rimane fedele, niente potrà mai separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. La vita è eterna, è un dono che Dio non si riprende, non c'è assolutamente nessun modo in cui tu possa perdere la salvezza. Sei salvo per tutta l'eternità, punto e basta. Però adesso c'è una trasformazione, perché quello che eri prima, se mi ricordo bene, non funzionava tanto bene, no? Non funzionava tanto bene perché sei arrivato a un punto di crisi dove avevi bisogno di qualcuno che hai gridato, hai invocato il nome del Signore, aiutami. Perché? Perché non andava bene. E cosa vuol dire? Vuol dire che questa trasformazione inizia e ci vuole tempo, non è la salvezza dello spirito che avviene istantaneamente. No, è una trasformazione. Cioè, io ci ho messo 35 anni prima di essere convertito, ci ho messo 35 anni a formarmi un modo di vita, un modo di pensare, un modo di vedere le cose. E quella si chiama la carne. La carne non è altro che il vecchio sistema operativo del computer, quello vecchio, che deve essere buttato via e rinnovato una volta che cambi l'hard drive. La carne era il vecchio governo, era la vecchia amministrazione, era il vecchio modo in cui vivevi. E quando Paolo ti dice di non camminare per la carne, camminare per lo spirito ti dice vai di qua, la carne, il tuo modo vecchio di pensare, ti dice vai di là. Ma questo non vuol dire che sei salvato. Può essere un figlio, può essere salvato, anzi, sei un figlio, sei salvato, sei sulla strada per il paradiso, sei una sua pecora, c'hai la Nutella in testa. Perché non dai retta a tuo padre che ti ama disperatamente e che vuole il meglio per te. Quindi ci vuole tempo per fidarti abbastanza di Dio per permettergli di trasformarti. Ma come, Marchio, permettere a Dio? Eh sì, amore mio, nota bene che la scrittura non dice cari fratelli, vi esorto a dare i vostri corpi a Dio che siano sacrificio vivente e santo. Questo è il modo giusto di adorare Dio. Non adottatevi alla mentalità, all'usanza di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo rinnovamento della mente vostra. Oh, questo qui è la Diodati. Questa qui è la Bibbia della Gioia. Vediamo cosa dice la Diodati. Romani 12:1.
Vi esorto dunque, fratelli, per la compassione di Dio, a presentare i vostri corpi che possono raggiungere quale sia il santo e accettevole da Dio, e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati, lasciatevi trasformare. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'autorizzazione al cambiamento è nostra, è solo nostra. Non dice adattatevi, ma dice lasciatevi adattare. Non dice non trasformate, non adattatevi ai modi del mondo, ma dice ma lasciatevi trasformare. L'autorizzazione al cambiamento è nostra ed è solo nostra. Ma allora cosa devo fare? Risposta strana, ma non devi fare nulla. La chiave di questa trasformazione è proprio lasciare che Dio faccia a modo suo. Amore mio, abbandona i digiuni, le notti in preghiera, gli sforzi, le formule, e lascia che il Signore Gesù possa prendere le redini del tuo spirito e avere il pieno controllo della società tramite il suo Santo Spirito in te. Come? Ma fidandoti di Lui e del suo amore per te. Gesù dice nel famoso capitolo 10 di Giovanni: le mie pecore conoscono la mia voce e mi seguono. Stai tranquillo, se ci pensi bene, che tu sai sempre quello che devi fare. Statemi a sentire un attimino. Vedo che c'è un commento che dice: la trasformazione dipende da noi. No, la trasformazione non dipende da noi, la trasformazione dipende dal nostro permesso a Dio di trasformarci. Siamo noi che diamo il permesso a Dio di trasformarci, non siamo noi a trasformarci. È Lui che ci trasforma. L'unico che può trasformarci è Lui. Noi non ci possiamo trasformare, perché allora così torniamo alle opere della carne che portano soltanto al peccato, alla distruzione. No, l'unico modo in cui lo puoi fare è fidandoti di Lui e del suo amore per te. Ripeto, le mie pecore conoscono la mia voce e mi seguono, Giovanni 10,4. Pensaci bene. Tu sai sempre quello che devi fare. Se sei un figlio con lo spirito di suo padre che vive in te, tu sai sempre quello che devi fare. Pensaci, guarda Babbo Mario, pensaci. Tu sai sempre quello che devi fare. Tu ti trovi davanti a una situazione e sai cosa devi fare. Che poi magari sei così abituato a prendere le decisioni sbagliate che non ci pensi neanche e prendi la decisione sbagliata, quella è un'altra cosa, ma tu sai quello che devi fare perché il tuo cuore è perfetto, è stato ricreato da Dio, sei una pecora e conosci la sua voce. Tu sai sempre quello che devi fare, sei un figlio con lo spirito di tuo padre che vive in te, il tuo cuore è puro, e il buon pastore è davanti a te che ti chiama. La chiave è: ascolterai la sua voce? Quella, amico mio, è l'unica cosa che devi fare. No, ma allora devo digiunare, devo separarmi, devo, amore, ma fai quello che vuoi, ma più ti impegni a trasformarti e più non ce la fai. Ci hai provato, guarda Babbo Mario, dimmelo, ci hai provato. Quante volte ci hai provato a smettere di fumare? Quante volte hai provato a smettere di fare altre cose, di comportarti bene, di non fare questo o quell'altro? No, lascia che sia Lui. Fidati del suo amore e fidati del tuo cuore. Tu lo sai, dentro di te, il momento che apri quel pacchetto di sigarette, la tiri fuori, sai, dentro di te il tuo cuore dice: eh dai, non lo fare. Ma Mario, se fumo vado in paradiso? Sì, amore mio, però ci arrivi prima di me. È per quello che ti dico, tu sei scemo. Scusatemi, perdonatemi, ma qualcuno lo deve dire. Perché, non lo so, spendere soldi per un tubetto di carta pieno di erbacce che lo bruci e lo butti via, e ti fa anche male, e parecchio, e non lo so. Ma io non sono capace. Non sei capace perché cerchi di farlo per conto tuo. Comincia a fidarti della voce del pastore, ogni volta che tiri fuori quella sigaretta, dagli retta e vedrai che ce la fai. È un processo, ve l'ho detto, ci abbiamo messo 10, 20, 30 anni a diventare come siamo e adesso non aspettiamoci da un momento all'altro di cambiare. Ma incominciate
ogni volta che vi trovate davanti a una situazione, aguzzate le orecchie alla voce del vostro cuore, che è la voce del pastore, del buon pastore dentro di voi, Cristo in te, che ti dice come, cosa devi fare, come devi muoverti, vai a destra, vai a sinistra, fai questo, fai quell'altro. Ma non è ostile, non ti forza, non ti butta fuori casa se non lo obbedisci. Non è un'acquisizione ostile, no, no, no. È un padre meraviglioso che desidera il meglio per la tua vita. E quando ti parla, la chiave è l'unica, e ascolterai la sua voce. Quella, amico mio, è l'unica cosa che devi fare. Rimarrai sempre una sua pecora. Rimarrai sempre una sua pecora, non importa quello che fai. Che obbedisci o no, rimarrai sempre una sua pecora. Non importa quello che scegli, ma se preferisci andare a finire nel fosso, invischiarti nei rovi o farti sbranare dai lupi, beh, posso solo dire che sei una pecora scema. È vero o no? Dai che Babbo Mario ha ragione, dai. E non sentitevi in colpa se fumate o bevete. Questo non è da dirvi, no, perché dovete smettere, perché Dio ti ama come sei, con il fumo che ti esce dalle orecchie, con la siringa infilata nel collo, con la bottiglia di whisky sotto il braccio. Quello non c'entra niente. Dio ti ama in qualsiasi momento, nel mezzo del tuo peccato, qualsiasi cosa tu stia facendo in quel momento, Dio ti ama disperatamente, ma è per quello che ti dice e ti parla e ti dice: dai, su, vediamo di smettere, vediamo di fare qualcos'altro, dai, vediamo di non guardare quelle cose, di non fare quelle cose, di non vediamo perché? Perché Dio ti ama. Dio ti ama. Puoi essere salvato senza che Lui sia il tuo Signore? Ma senz'altro, Lui è il tuo Salvatore. Puoi essere salvato senza che Lui sia il suo Signore, ma se tu non ti sottometti alla sua Signoria, mi sa che hai bisogno di riagganciare un paio di rotelline, perché c'è qualcosa che non funziona. Quindi, puoi credere in Gesù come Salvatore senza prenderlo come Signore? Sì. Perché la vita abbondante, sana, felice, completa, realizzata, splendida e benedetta non è mai un'acquisizione ostile. Un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo domenica. Ciao, ciao.